Sabato 3 dicembre si inaugura a Castelplani, in zona Pozzetto, via Brodolini, questo centro ambiente il Quadrifoglio che servirà 27.000 cittadini di 10 comuni della Vallesina. Siamo nel territorio comunale di Castelplani, ne parliamo con il sindaco Luciano Pittori. Perché questo centro ambiente e come ne potranno usufruirne i cittadini? Allora, intanto è ubicato in una zona strategica, in quanto qui vicino è prevista l'uscita che sarà costruita con il raddoppio ferroviario e uscirà proprio in prossimità dei centri commerciali, e il centro ambiente è in prossimità proprio dei centri commerciali. Quindi i cittadini, noi contiamo, siccome oggi ormai c'è l'abitudine a dover autotrasportare i rifiuti, avranno un luogo dove i rifiuti, anche ingombranti o quelli destinati a riuso, potranno essere qui accolti legalmente, non abbandonati per strada, perché il fenomeno dell'abbandono purtroppo con la raccolta differenziata sta diventando abbastanza frequente. Noi contiamo con questo servizio di dare a questo bacino di utenza di 27.000 cittadini oggi, di 32.000 nel 2012, perché entrerà anche molto probabilmente il comune di Cupramontana, di poter usufruire di questo servizio, dove i cittadini non solo potranno conferire i rifiuti ingombranti, come si diceva, ma anche i rifiuti riciclabili. E i rifiuti riciclabili, che saranno avviati attraverso i consorsi di filiera proprio alla filiera del riciclo, saranno in qualche modo valorizzati. Quindi i cittadini che qui porteranno plastica, carta, vetro, cartone, potranno aver riconosciuto alla fine dell'anno una premialità da 10 euro a 50 euro, perché diamo valore ai rifiuti. Castelbellino, Castelplagno, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Poggio San Marcello, Rosura, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo e in previsione anche l'ingresso di Cupramontana. Insomma, sul tema della raccolta dei rifiuti, di una gestione sempre più sensibile al rispetto quantomeno ambientale, si continua a fare squadra qui in Vallesina. Abbiamo fatto squadra con tutti i 10 comuni e lo faremo anche con Cupramontana, ma nella squadra dobbiamo tenere presente la provincia, che ha dato un contributo molto cospicuo di 320.000 euro, e il CIRT Entrate che si è fatto tramite per la Regione Marche per 160.000 euro, i comuni che hanno messo un corrispettivo di 80.000 euro, il totale di circa 520.000 euro che è costato il centro ambiente, ma oggi abbiamo così, con questo servizio, chiuso la filiera dei rifiuti, e quindi la raccolta differenziata che abbiamo avviato 2 anni fa, oggi grazie a questo servizio che il Comune di Castelplani ha voluto in questo nostro territorio, e si è fatto carico anche in qualità di comune capofila della gestione, intende in qualche modo non solo rendere un servizio al cittadino, ma rendere il cittadino sempre più consapevole del valore dell'ambiente e quindi far diventare il cittadino anche ambientalista. Matteo Giantomassi, il CIRT 33 collabora attivamente e fattivamente a questo offrire un ulteriore servizio ai cittadini, ponendo qui in mezzo alla Vallesina questo centro ambiente, il Quadrifoglio, che servirà a 10 comuni e potenzialmente a quasi 30.000 cittadini. Sì, questa è un'opera importante per questo territorio. Sicuramente con l'introduzione del porta a porta i rifiuti differenziati devono avere una destinazione efficace, e questa struttura risponde all'esigenza dei cittadini di poter conferire non solo quello che è disponibile negli ecopunti, quindi la carta, la plastica, il vetro, l'organico, ma anche tutti quei materiali che riempiono le nostre case, dagli ingombranti ai RAE, ai materiali in legno, ai metalli, gli inerti. Grazie alla lungimiranza di questi comuni che hanno deciso di mettersi assieme, si è potuto costruire una struttura che sicuramente è un gioiellino dal punto di vista anche gestionale, e garantirà al territorio una salvaguardia ambientale efficace ed importante rispetto agli obiettivi che ci siamo posti.